adesso vi faccio vedere un'altra posizione che a me è piaciuta molto, sempre di Aliekin, questa qui, sì. Fiere e cattivo. Quindi rifacendoci a proprio quelle nozioni base, no? Che tutti quanti conosciamo, ma io le ho dette per la famosa cosa del soldatino che sembrava che ormai non avesse più niente da dire, alla fine si scopre che è il figlio che fa. Ripetendo certe cose, alla fine quello che voglio è che tutti noi, io per primo, abbiamo un modo di pensare che spontaneamente parta da certe considerazioni importantissime. Questa fiere e cattivo. I due pedoni sulle colonne E e D si trovano su Casabianca. Il nero penso che abbia più spazio. Vantaggio di sviluppo. Vantaggio di sviluppo. Il pedone 4 è una spina nel fianco. Il pedone 4 è il fulcro della situazione. È quello che tiene sotto pressione tutta la posizione del bianco, giusto? Quindi se io ho una persona che mi mette le mani alla gola e vuole soffocarmi, legge di pedone 4, la prima cosa che faccio è cercare di svincolarmi dalla presa. Quindi, secondo voi, quale sarà il progetto del piano? Eliminare pedone 4. Come potrebbe eliminarlo? Già ha un pezzo. Lasciamo stare adesso se è fattivo o non è fattivo, potrebbe iniziare a pensare il bianco di organizzare, sino la spinta F3, così da far fuori. Queste posizioni somigliano un poco vagamente per chi ha un po' più di esperienza a delle posizioni della difesa francese in cui il pedone 5 spesso viene preso di mira dal nero spingendo in F6 e quindi si apre la colonna F e apparentemente sembra quasi mansardo, questa zona in realtà si è dimostrato essere utile. Allora, alla luce di queste considerazioni, dei grandi maestri hanno proposto piano abbastanza plausibile, io ho messo ovviamente al computer e questo piano effettivamente è plausibile, ce ne sono sbagliati. In linea di massima le posizioni che facevano hanno, così come quando si pone per esempio un problema e dobbiamo muovere e vincere un'unica soluzione, ci sono più piani. Noi adesso ovviamente facendo questo incontro vogliamo sottolineare quel piano che per i nostri fini ovviamente è utile. I grandi maestri del passato proposero questo piano, G6 per togliere case al bianco e poi successivamente H5, quindi attaccare lì dove il nero sta controllando più spazio e poi piano piano insomma comprimere di più la posizione del nero, un piano plausibile. Aliekin invece c'è un altro piano che per i nostri fini, ripeto, è molto utile e lui gioca la mossa paradossale, a prima vista la fiera G6, essendo che lui ha una fiera abbastanza forte che guarda sia sul lato di donna che sul lato di re, e qui c'è una casa B4, tra l'altro che potrebbe sembrare utile alla fiera o al cavallo, oppure se ci va il cavallo la fiera lo controlla, e invece di trovare si priva della fiera. Perché si priva della fiera? Per una serie di motivi. Uno l'abbiamo detto, la struttura del piano dopo H per G3 è particolarmente vulnerabile, anche se a prima vista non sembra.
La cosa che viene invece più spontanea a pensare è che praticamente diminuisce la pressione sul quattro. L'altro motivo invece è il piano di a lunga gittata di Heineken, che ancora una volta invece di fare cose pirotecniche va per istruttive. Cavallo 7 che vuole fare? Lui si è accorto che mandando il pedone in cima, la casa in cima non è attaccata. Non c'è nessun pezzo per il momento che può attaccare la casa in cima. Per assurdo, se anche questo cavallo arrivasse in C3, ci sarebbe un altro cavallo pronto a sostituire questo qua. Quindi cavallo 7 va in D5. Bastano poche mosse per vedere il vantaggio di questa mossa. D4, cavallo di E5. Guardate come l'alfiere è diventato ancora più cattivo. Mentre il cavallo D5 domina la scacchiera. Domina l'alfiere, perché un cavallo sulla sabbia bianca ovviamente controlla delle case nere. Guarda sia a destra che a sinistra. È inattaccabile. Dopo B4, donna D7, cavallo C2, ovviamente il piano cerca di fare qualcosa per potersi attivare. E qui praticamente abbiamo saltato una mossa, che è B4 3, cavallo 3, c'è B5. Guardate come la mossa donna D7 sia servita a spingere il B5. C'è il cambio. Il pedone B5 impedisce al cavallo di transitare per C4 e portarsi in C5. Nello stesso tempo un altro pedone viene fissato su casa nera e qui c'è praticamente la morte dell'alfiere. L'alfiere non controlla, cioè non riesce proprio a fare più niente. E quindi è un piano a lunga gittata che parte dall'alfiere per C3 per immobilizzare sempre di più, come una sorta di pitone che sta avvolgendo. Inespire sempre più concentri, che è la posizione del bianco. Donna D2. C6. Ovviamente il cavallo qui non ha più senso che ci sia. Cavallo A2. Penso che il cavallo voglia venire qui, una manovra abbastanza complicata. Donna F5. Torre di F5, ovviamente il bianco gioca sulle debolezze del nero. H6. Qui già il bianco sta pensando, scusate, non cambiamo molto, sta pensando di alzare la torre in E6 e spostarla in F6. Ovviamente in alcune varianti l'ottava traversa rimane debole e questo è il motivo per cui il nero già si riunisce contro la debolezza dell'ottava. Torre A5, torre di A8, qui c'è un piccolo tatticismo latente, cioè immaginate che questo cavallo non ci sia, torre di B5 che attacca qua nel momento in cui la torre si permettesse di andare in sesta. Quindi A5 c'è proprio un salto, due qualche mossa, cavallo A1. Abbiamo detto prima che il cavallo forse vuole portarsi in C5. Cavallo G4, faccio notare ancora una volta come la paralisi che vediamo sia sempre più marcata. Ovviamente qui si minaccia già una cosa di molto seria, molto molto seria. La famosa torre E6 che difende e nello stesso tempo va ad attaccare questo punto. Abbiamo detto che anche per C3 indeboliva la struttura del bianco. Vedete come tutti i nodi stanno venendo aperti. In tutto questo c'è un cavallo qui che continua a dominare. Come si può fare questa, no? Infatti la mano. Ah. Torre del B5. Ma diciamo così, è un piccolo omaggio che il nero fa perché ormai la posizione del bianco è talmente massacrata che un pedone ci sta tutto quanto. Torre F6, quindi si potrebbe già abbandonare. Torre di B5. No. Cavallo 3, 15, cavallo 3.
avuto il bianco, ha avuto bisogno di bici in quello marcio, a un certo punto. Quando ma adesso può fare 2,25. Scusa, se prendo qui, scusa, se prendo qui. Così. No, no, c'era la fine di uno, scusami. Ah, scusa, quindi non è. Comunque anche qui si avvisa, torre, a fiere 1, torre per 1, la condizione è proprio distrutta. Ah, sì, con la fiere 1, questo qua si può mangiare direi. Ripeto, c'erano pure altri piani da poter fare, però guardare come il piano è stato proprio, io non so, è una questione di estetica, io lo vedo come un piano cristallino, nello stesso tempo non hanno gesto praticamente ciò da pensare. Per cui a me ha subito molto questo piano. Adesso faccio invece un'altra partita che sinceramente io l'ho vista, la manovra che ha fatto ieri mi sembrava strana, sembrava a mettere dal computer, avevo pensato ad altre mosse, che comunque sono buone, però questa qua sì. Questa. E questa qui praticamente si basa, mentre domando mette la posizione, si basa su un altro concetto molto semplice, e cioè quando si ha un pezzo purtroppo che è capitato che è negativo, cioè che è inferiore rispetto all'altro, se c'hai il cavallo ovviamente devi cercare di manovrarti, portare in qualche casaforte, in qualche punto del poi, se hai l'alfiere hai delle possibilità, queste possibilità quali sono? O cambiarlo per l'alfiere opposto, oppure se il tuo alfiere è cattivo cercare di muovere i veloni centrali, perché abbiamo il alfiere cattivo perché i veloni centrali si trovano sulle case del suo stesso colore, quindi muovere i veloni centrali, oppure in qualche modo riposizionarlo. Ed è questo il caso ultimo che si verifica in questa posizione. Cosa pensate di questa posizione? La mossa è al nero, non vi faccio vedere tutta la partita perché ripeto qual è la mia idea di farvi abbracciare un po' tutta la panoramica, quindi non voi dovrete molto sulla singola posizione. Io francamente vi dico, avevo pensato a mosse tipo a fiere G5, perché tipo da fiere cattive, non caro, in questo tipo di posizioni, però voglio sottolineare una cosa. Questi tipi di posizioni a volte vengono fuori per esempio dalla variante est indiana, cioè ho diciamo, potrebbe essere, magari non è questo il caso, ma ho in mente per esempio la variante Petrosian della difesa est indiana, in cui abbiamo 5-25, il nero gioca così, poi porta il cavallo. Ma in tante altre varianti dell'est indiano succede una cosa molto strana che fa parte proprio degli scacchi moderni. Cioè il nero con la spinta di 5 in queste varianti si crea volontariamente un alfiere cattivo. Poi indietro tutta la partita per riattivarsi con quell'alfiere. È un po' come quello che succede pure nella variante, molte varianti della francese, in cui il nero volontariamente si crea l'alfiere C8 cattivo. E poi impiega tutta la partita per cercare di riattivare quella fiera. E questo è diciamo, uno di quei di quei casi in cui Subba aveva ragione, cioè un alfiere cattivo buono. Questa fiera è vero che è cattivo, però evita certe situazioni. Una spinta di questo genere, il bianco ci penserà parecchie volte prima di farlo, perché attiverebbe la fiera. Quindi questo tipo di posizioni con questi tipi di alfieri, anche se sono cattivi, sono delle posizioni molto difficili da trattare per alcuni colori, che il bianco non può partire, lancia in testa per attaccare la posizione. Comunque il nostro obiettivo qui, cerco di dire, è quello di attivare questo alfiere che è un modo così passivo. E il nero sceglie, alfiere di 5 va bene, quello che si sente. Sceglie addirittura a fine di voto. Pensavo che io ci sono. No, apparentemente non so come definirla, antintuitiva. Potrebbe andare. Vediamo più o meno il seguito qual è. Donne 2. Sono mosse che il computer suggerisce. Donne 2. C6.
più spazio alla fine, lo riattiva. Questa cosa ovviamente viene subito scrutata dal bianco, perché il bianco subito dove il fatto che il fenomeno di sedimento era debole, però a fine C7 per adesso a questa situazione di passività dell'alfiere va bene almeno. Guardate come questo pedone difende un pedone forte, è quello che diceva Simba. Ci sono alfieri cattivi, e in questo non è un alfiere cattivo, è un alfiere forte, ma in questo momento abbiamo relegato alla passività questa alfiere. Ci sono alfieri cattivi che difendono strutture posizionali forti, perché questa struttura posizionale in qualche modo limita il gioco del bianco, e il fatto che l'alfiere sia relegato a difendere in qualche modo gli dà una sorta di nobiltà, perché lui è votato ad un lavoro molto importante, quello di sostenere una struttura che a sua volta viene in grado di tenere la posizione del nero. Ok? Allora, H4, ovviamente qui si cerca di far creare, si guadagna spazio, si cerca di far creare delle sicurezze a vetro, donne 7, diventano 9-6, metti comunicazione proprio, C3, re C7, cavallo F3, A4, per fissare ancora di più cavallo la posizione vantaggiosa. Ok, H5, A5. E comunque qui la partita avanti, la dice il nero all'iniziativa, perché alla fine la sfumerà in vittoria. Quindi guardate come alla fine certe posizioni non possono essere magari calcolate proprio fino all'ultimo dettaglio, anche dai grandi maestri. Questa è una cosa che viene spesso sottolineata pure da molti libri. Il grande maestro praticamente fa un atto di fiducia verso un determinato ragionamento che fa, cioè lui è convinto che ragionando in un certo modo, attivando i pezzi giusti, guadagnando più spazio per esempio sulla lata di donna, in questo caso riattivando la fila di qua, questa cosa va lunga di chi ha ragione. Sicuramente c'è anche un calcolo tattico, cioè io non voglio assolutamente sminuire, anzi questa è una cosa che voglio sottolineare. Spesso ci sono giocatori, io sono il primo, che fanno troppo affidamento sul ragionamento, sulla strategia, e mettono in secondo piano la tattica. La tattica è comunque sempre, in qualsiasi momento della partita, un elemento fondamentale. E noi possiamo fare tutti i ragionamenti che vogliamo, possiamo farci benissimo che se abbiamo i giocatori da proprio, se ci facciamo per una forchetta, per essere proprio semplicistici, la partita la perdiamo. Quindi io non sto dicendo in questo momento che non bisogna calcolare, ma è importante il ragionamento giusto, cioè il grande maestro rispetto a un giocatore come noi, dei primi anni, quello che ha è che lui riesce ad individuare in quale direzione deve calcolare. Allora lui individua il piano giusto qual è, e poi magari va a vedere se durante il processo il pensiero lo porta a muovere i pezzi, si lascia qualche pezzo in meno, qui ci sta qualche tatticismo che mi sfugge, però lui ha già individuato il giusto piano. Vediamo prima quali sono le probabilità di incontrare determinate disposizioni sulla scacchiera e come sono valutate queste disposizioni. Allora, io evito di parlare della coppia degli alfieri, che è praticamente argomento eventuale di un prossimo incontro. Quindi la coppia degli alfieri la semplicemente sfiorerò in qualche punto. Ho evitato anche di portarvi di fronte a dei finali elementari, tipo alfiere pedone contro cavallo e pedone, o alfiere pedone solo contro cavallo, perché in questo modo ho pensato che poi saremmo stati presi dalle varianti, dal turbinio delle varianti, e ci saremmo persi, come dicevo prima, il discorso di carattere generale. Però allora vediamo, se l'alfiere e il cavallo sono da soli, ovviamente in compagnia dei pedoni, dei finali, ci sono svariate possibilità. Una possibilità è che ci siano dei pedoni su un'ala e sull'altra in maniera simmetrica. Cerchiamo di immaginare questa situazione. In questo caso praticamente è stato visto facendo dei grossi esercizi di statistica che le possibilità sono all'incirca pari. Parliamo di pedoni disposti su ambo le parti per entrambi,
della scacchiera con simmetria, quindi 2 velocità per 2 e 3 velocità. Se invece valutiamo queste disposizioni in cui i pedoni sono sempre uguali da ambo le parti, però in una delle parti sono delle isole pedonali, da una parte ci sono dei pedoni doppiati, in questo caso alla fine pare che sia leggermente superiore al cavallo. Se invece ci troviamo di fronte a situazioni in cui c'è una maggioranza da una parte per una delle parti e la maggioranza dall'altra parte per l'altro pezzo, ad esempio a fine tre pedoni sulla divisione contro cavallo e due pedoni, e da quest'altra parte invece ci sono due pedoni per il bianco e tre pedoni per il nero, questa è la situazione più vantaggiosa per chi ha l'alfiere. In ultimo abbiamo la situazione in cui i pedoni si trovano sulla stessa ala, e questo è l'unico caso in cui il cavallo è superiore all'alfiere. È abbastanza semplice pensare a questa cosa qui, perché immaginiamo per un attimo una qualsiasi disposizione nel finale in cui semplicemente ci siano dei pedoni solo su un'ala. Una qualsiasi disposizione, abbiamo scelto uno. Noi abbiamo detto che l'alfiere è in grado di guardare sia a destra sia a sinistra da lontano, avendo spazi aperti. Il cavallo invece ha difficoltà a spostarsi dall'altra parte della scacchiera. In casi del genere, il cavallo è come se avesse sotto mira tutti i pedoni avversari e può facilmente giostrare o può attaccando di volta in volta i pedoni su case piante e i pedoni su case nere. L'alfiere invece no, può attaccare soltanto una tipologia di pedoni. Nel caso nostro, delle case piante, ovviamente potete attaccare i pedoni sulle case piante, non so, immagino una posizione del genere. E quindi questa cosa qui, quella di concentrare il campo di battaglia in una zona solo della scacchiera, è vantaggioso per il cavallo. Questo dobbiamo tenere in mente. Ovviamente parliamo sempre di probabilità, cioè parliamo del fatto, ad esempio, per fare cifra tonda, che su 100 partite, 70 partite vedranno il cavallo in posizione superiore alla fine e viceversa, 30 partite. Ok? Vediamo quante volte, secondo la statistica, si presentano questi casi. Cioè, il caso in cui i pedoni sono disposti su entrambe le ali si presentano all'incirca 25 volte su 100. E quindi possiamo dire che 25 volte su 100, essendo i pedoni disposti in maniera simile su ambo le parti, la fiere è leggermente vantaggiosa, è sostanzialmente uguale al cavallo. Poi ci sono 35 volte in cui c'è questa situazione di asimmetria dei pedoni e in cui c'è la prevalenza dell'alfiere. Altre 25 volte in cui ci sta questa differenza qualitativa, cioè abbiamo tre pedoni e due pedoni, però qui sono doppiati, lì ci sono i tre pedoni, e anche lì è vantaggioso per l'alfiere. E solo in 15 casi su 100 ci sono i pedoni disposti sullo stesso lato. Quindi, fatto 100, soltanto... Chi chiude? No, ci vedete chiari? Yes. Solo che è stato a fare l'impresa a fianco. E li finiamo lì. Quindi abbiamo 60 casi su 100 in cui l'alfiere è superiore al cavallo, in cui si presentano posizioni che sono vantaggiose per l'alfiere, 25 casi in cui la posizione è più o meno bilanciata e solo 15 casi in cui il cavallo è avvantaggiato. Questo per quanto riguarda il finale. È il discorso sempre di carattere probabilistico, che abbiamo detto che non ci sono regole molto stringenti in questo tipo di disposizioni. Invece per quanto riguarda il medio gioco, c'è un libro molto famoso di Jeff Myers, Bishops vs. Knights, che praticamente dopo anni e anni di silenzio assoluto sull'argomento si è pigliato la briga di andare a studiare queste tipologie di posizioni. E praticamente allora lui prende in considerazione le posizioni di videogiochi in cui si hanno alfieri con doppi, con una doppia per esempio, e cavallo con una doppia. Myers chiama questo tipo di posizioni la tortura, la lunga tortura. Cioè dice che l'alfiere è vantaggioso rispetto al cavallo e praticamente questa posizione poi praticamente fa soffrire il cavallo a lungo fino a portarlo nel finale e di solito vince l'alfiere o comunque è costretto a difendersi. Se invece le torri sono due, cioè abbiamo un medio gioco del tipo alfiere due torri contro cavallo due torri, ovviamente sempre con strutture pedonali particolari, dice questo tipo di
di casistica vedi ancora più avvantaggiato la fiera. Quindi la fiera è avvantaggiata nel caso della presenza di una torre, ancora più avvantaggiato con due torri. Invece nel caso singolo, cavallo e alfile senza pezzo, quello che abbiamo visto, di solito è avvantaggiato alla fine. Mi dice con l'ultima mano, che è il caso di donna e cavallo contro donna e alfile. Questo tipo di caso, donna e cavallo contro donna e alfile, è chiamato da molti il teorema di Capablanca. La Capablanca pensò che questo tipo di disposizione fosse vantaggioso per il cavallo. Quindi indica. Abbiamo visto con una torre vantaggiosa per l'alfiere, con due torri più vantaggiose, con il cavallo. Molti grandi maestri a tutt'oggi pensano che la disposizione del donna e cavallo sia superiore alla donna e l'alfiere. Ora però ci sono delle critiche abbastanza feroci su questa cosa, e questa la dice lunga su un problema, perché il fatto che ancora adesso, dopo anni e anni, si stia discutendo sulla veridicità o meno di alcune situazioni, la dice lunga sull'effettiva difficoltà di una disposizione. Comunque sia, praticamente adesso non ce la faccio a vedere le posizioni. Maier è stato sì elogiato per il lavoro che ha fatto, però per quanto riguarda questo tipo di posizioni, pare che lui abbia messo 5 posizioni in cui fa vedere che il cavallo è superiore alla fiera. Però queste 5 posizioni siano in qualche modo viziate. In che modo? Una posizione praticamente fa vedere che il bianco dice il cavallo ha una struttura migliore, chi c'è la fiera già una struttura rovinata. Un'altra posizione fa vedere che praticamente non appena si verifica questo caso, cioè si presenta la mano alla fiera, la parte con il cavallo già parte con un attacco di matto e quindi la posizione già iniziata e si produce. C'è un'altra posizione che sembrerebbe essere la più obiettiva, che è quella lì praticamente in cui tutti i pedoni si trovano su un lato solo della scacchiera, e qui l'abbiamo detto, di solito il cavallo è superiore alla fiera, però anche lì pare che ci siano pedoni che cadono con poche mosse, quindi come se avesse un pedone di vantaggio a parte con il cavallo. E via dicendo, quindi sono tutte posizioni iniziali, anche quelle posizioni che lui Maier fa vedere in cui risulta a suo parere la fine superiore dal cavallo, pare che siano posizioni in cui già la parte che viene sia avvantaggiata abbia altre caratteristiche, la posizione soprattutto pedonale che gli dà vantaggio. In linea di massima un'analisi a microscopio di queste posizioni di altre o di altre fa pensare che in realtà se c'è un leggero vantaggio è veramente minimo, e il 50%, questo non l'ho detto perché non è importante la cosa, il 50% delle posizioni di questo genere va verso la vatta, solo il 15% va verso la vittoria di uno dei due, e questo diciamo così è un sono posizioni che rispetto a tutte le altre posizioni vanno più verso la vatta, perché se tu negli altri tipi di disposizioni hanno una percentuale di vittoria per l'uno o l'altro colore superiore. Quindi in effetti alla fine vince chi fa meno errori, chi ha già qualche vantaggio nella posizione. Comunque, dato statistiche che intervistate, la maggior parte dei grandi maestri danno vantaggio a questa disposizione, cavallo e alfiere. Cavallo e donna contro alfiere e donna. Basta, quindi possiamo dire insomma più o meno di aver detto quasi tutto sull'argomento, e alla fine se proprio dovremmo quindi tirarli per il valore della chat, dare un